Ad Avezzano sarà sfida all'ultimo voto tra Gianni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. Ballottaggio doveva essere, soprattutto con 6 candidati sindaco, e ballottaggio sarà. Tra l'ex primo cittadino marsicano, che si attesta al 32,74%, rimanendo però al di sotto del totale delle liste 8 che lo sostenevano, che arrivano al 36,57%. Il referendum ha dato una dimostrazione di lontananza dei partiti, ma soprattutto dei cittadini dai partiti, e poi il voto alla regionale ha dimostrato che non esiste più centrodestra, centrosinistra, esistono delle persone, dei candidati riconoscibili, capaci, che possono portare avanti un'amministrazione. Questa è una lezione che va data ai partiti. I partiti dovranno ripartire proprio dai territori e sapere, capire che finalmente devono essere rappresentanti del popolo e non dipendenti degli stessi partiti. Di Pangrazio se la vedrà con il candidato sindaco del centrodestra Tiziano Genovesi, che dopo aver digerito la scissione di Forza Italia nel tardo pomeriggio è stato protagonista di un vero e proprio testa a testa con Mario Babbo, candidato sindaco del Partito Democratico, e delle altre 5 liste, tra cui Italia Viva, che si ferma a meno 300 voti. Da un Genovesi che può consolarsi per essere entrato nella sfida del secondo turno e del fatto che la Lega si conferma primo partito ad Avezzano con il 12,24%. Ci saranno dei dati da dover analizzare. Come partito ci metteremo seduti, sicuramente il nostro segretario regionale convocherà qualche riunione nelle prossime ore e poi da lì andremo ad analizzare quelli che sono i dati, quindi è realmente prematuro fare un'analisi, quindi io mi astengo da dover fare delle analisi di carattere politico. Ha avuto già modo, a proposito di segretario regionale, di ascoltare, di sentire per telefono Deramo? Sì, sì, siamo in contatto, sta seguendo la situazione di Avezzano, siamo in contatto telefonico molto stretto, lui è in Puglia per evidentemente impegni politici in Puglia, e quindi però sta seguendo in diretta insieme a noi lo spoglio qui ad Avezzano. A pesare nel voto avezzanese però il 16,49% della candidata di Forza Italia Anna Maria Taccone, che raccoglie una percentuale superiore alle proprie liste, ma che come Babbo potrebbe essere determinante tra 15 giorni, quando rimarranno solamente i due sfidanti a contendersi una poltrona, quella di primo cittadino del maggiore centro della Marsica, dopo un anno di gestione commissariale. Un commissariamento lungo, ma credo basato sulla efficienza e sulla presenza di governo. In questo senso la città non ha dovuto soffrire la carenza del governo e molte decisioni anche sono state prese, direi largamente condivise. Si è operato, come avete visto, anche in questa circostanza con la massima apertura al dialogo. E questo è il messaggio, credo, e l'azione che lasciamo alla nuova amministrazione. Ripeto, spero con il gradimento, sono sicuro, con il gradimento della maggior parte. Staccatissimi gli altri due contendenti, Antonio Del Boccio di Io per Avezzano e Civiltà Italiana, che si ferma a poco oltre il 6%, chiude la contesa Nicola Stornelli di Avezzano Bene Comune con l'1,28%. Ma è ovvio che la lunga rincorsa al secondo turno sia già partita. Babbo e Taccone, ognuno per i rispettivi schieramenti, potrebbero risultare aghi di una bilancia per decidere chi succederà a Gabriele De Angelis sulla poltrona di primo cittadino.